noi tutti quanti le chiediamo da genitori, da persone che sono preoccupate per una situazione, nonché per l'evolversi di questa situazione. Vogliamo sapere dall'amministrazione che lei rappresenta se ad oggi ci sono delle proposte concrete, degli impegni assunti dall'amministrazione, delle soluzioni che l'amministrazione può proporci. Le preannuncio che i doppi turni sono già esclusi da noi, quindi chiediamo se l'amministrazione ha in cantiere una proposta concreta che nell'immediato sia percorribile. Noi siamo venuti qui questa mattina anche con delle proposte, abbiamo fatto uno studio, i tecnici hanno fatto uno studio in cui hanno individuato anche delle aree su cui si potrebbe intervenire, ma sappiamo che la struttura comunale è dotata anche di propri edifici che potrebbero essere utilizzati per questo scopo, anche temporaneamente. Noi non vogliamo una scuola nuova domani mattina, noi vogliamo che i bambini siano messi in sicurezza e in condizioni di dignità. Intanto buongiorno a tutti. È passata solo la nottata e poi ci rivediamo che sarà neanche bene. Vi assicuro neanche bene. Alzi la voce! Voce! Zitti noi! Naturalmente la mia presenza rappresenta anche quella del sindaco questa mattina, che vi ovviamente vi porta il suo saluto. Non li vogliamo i saluti del sindaco, vogliamo soluzioni. No, silenzio. Silenzio, stiamo parlando. Silenzio. Ilaria. Dicevo, noi come amministrazione comunale abbiamo a cuore la sicurezza dei bambini, degli alunni. È per noi, come dicevo ieri sera, fatto essenziale, importante, ineludibile. Per cui tutto il nostro impegno come amministrazione comunale, come maggioranza, a trovare tutte le soluzioni possibili, comprese quelle che voi questa mattina consegnerete a me personalmente e per il tramite di me riferirò al sindaco. Naturalmente ci diamo appuntamento all'inizio della prossima settimana. No, basta! Risposte subito! Per verificare, ripeto, nell'interesse della comunità scolastica tutta, soprattutto dei bambini, la possibilità di metterli in sicurezza, perché la vostra sicurezza e anche la nostra, ma soprattutto la sicurezza dei bambini, ripeto, noi siamo aperti a tutte le istanze, a tutte le ipotesi in campo. Naturalmente abbiamo bisogno, come gli esseri umani tutti hanno bisogno, di una ulteriore riflessione che faremo sicuramente lunedì mattina appena vi andrà. Il terremoto non riflette! Silenzio, per favore, cioè, siamo qui per cercare una soluzione. Possiamo, assessore, dire che ci incontriamo lunedì pomeriggio a seguito delle vostre riflessioni del lunedì mattina, portandovi anche quelle che sono le proposte? Noi già le consegneremo questa mattina per trovare nell'immediato, individuare nell'immediato una soluzione. Possiamo dire questo? Sì, vado. Allora, ripeto, confermo la disponibilità più piena, più ampia del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale a collaborare insieme a voi per trovare delle soluzioni possibili, perché qui non c'è chi è contro e chi è a favore, siamo tutti a favore della sicurezza dei bambini, ripeto, della comunità scolastica. Ovviamente, per onestà intellettuale, che può essere anche non gradita, il sindaco, al sindaco è giunta una nota, anche agli assessori, al prefetto e a tutte le istituzioni, una nota di disponibilità della preside Battista e del consiglio istituto
mi facciano finire della possibilità, in attesa di una soluzione a breve termine, anche di fare i doppi turni. Quindi... Conosco benissimo. Silenzio! Conosco benissimo la nota che porta data 21 dell'incontro che c'è stato il 20 di questo mese alla scuola. So che nell'ipotesi del doppio turno sono richieste dalla dirigente scolastica anche altre azioni che sono riportate nella lettera. Noi terremo conto anche di quelle azioni, non escludiamo nessuna delle azioni proposte, insieme a quelle che voi proporrete come comitato, insieme a quelle che ha in mente l'amministrazione comunale. Lunedì